Bentrovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro incontro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana, ma non proprio, perché iniziamo con il primo tema all'esterno. Infatti siamo davanti con le nostre telecamere al carcere di Sollicciano, perché c'è stata la Commissione Affari Istituzionali e il Garante dei Detenuti che hanno visitato il carcere. Poi rientriamo in aula con la Fondazione del Sistema Toscano e soprattutto del bilancio che è stato approvato l'esercizio 2020. E poi dall'8 al 10 aprile a Pistoia il Festival del Giallo. Il primo tema quindi ci porta direttamente alle porte di Firenze, perché parte da Sollicciano il percorso della Commissione Affari Istituzionali del Consiglio regionale e del Garante toscano dei detenuti per toccare con mano l'universo delle carceri toscane. Dopo l'audizione del provveditore regionale delegato del Ministero della Giustizia per Paolo D'Andrea che ha messo in luce le emergenze, Giacomo Bugliani e Giuseppe Fanfani hanno deciso di avviare sopralluoghi e incontri per conoscere detenuti e il personale delle carceri. Una visita importante che è l'inizio di un percorso che porterà la prima commissione del Consiglio regionale nei principali istituti penitenziari della Regione Toscana. L'obiettivo è quello di capire il reale stato degli istituti penitenziari e l'obiettivo è anche quello di arrivare ad elaborare e a portare all'attenzione di tutto il Consiglio regionale una proposta di risoluzione che consenta alla Regione Toscana di fare la propria parte e di poter contribuire al miglioramento della realtà detentiva di tutto il territorio regionale. È chiaro che gli istituti penitenziari non dipendono se non marginalmente dal ruolo della Regione Toscana, però ci sono alcuni aspetti nei quali si può misurare in maniera effettiva il contributo che la Regione può apportare a queste realtà. Penso principalmente al tema della tutela della salute e al tema della formazione. Quindi la nostra volontà è quella di far emergere le problematiche che sono all'interno di questi istituti. Sollicciano è il carcere più importante della Regione Toscana, il più popolato. Ci sono problemi ormai da lungo periodo di carattere strutturale. Fortunatamente è rientrato il tema del sovraffollamento che ha caratterizzato per tanti anni questa struttura, ma ci sono problemi che riguardano la quotidianità dei detenuti, il modo in cui vivono, il modo in cui interagiscono all'interno dell'istituto e anche il personale penitenziario che deve avere un'adeguata formazione, deve essere sufficientemente supportato. Io spero che tutto quello che oggi abbiamo potuto vedere con i nostri occhi e ascoltare in prima persona possa tradursi al più presto in fatti concreti. Oggi ho avuto una impressione molto positiva di un carcere impegnato ad affrontare i problemi veri. Abbiamo avuto colloqui con i detenuti, con il personale, abbiamo visto cose che io già conoscevo ma che i consiglieri molto spesso non conoscono. E la visita è stata particolarmente istruttiva, soprattutto nella parte in cui tutti i detenuti che abbiamo ascoltato hanno insistito sul desiderio di avere una formazione in uscita dal carcere per poter trovare un lavoro e per poter reinserirsi decorosamente all'interno della società. Questo è un compito nel quale la Regione può molto, perché ha dei compiti che le sono propri, oltre quelli che sono propri dell'amministrazione centrale, è per questo che io ho apprezzato tantissimo l'iniziativa che la prima commissione ha voluto. È stata una visita impegnativa che mi ha fatto molto riflettere, innanzitutto sapere come anche questa notte vi sia stata un'aggressione qui dentro, quindi il tema, ecco, della vigilanza e del personale che opera all'interno, ecco, del carcere di Sollicciano, e poi venire a sapere che praticamente da quando il carcere è stato costruito soltanto negli ultimi anni, dal 2020 in poi, si è cominciato a fare qualche lavoro strutturale. Rendiamoci conto in che situazione versa il carcere di Sollicciano. Abbiamo visto delle infiltrazioni d'acqua piovana cadere, le tracce addirittura sopra degli impianti elettrici. Cioè,
veramente situazioni molto negative. Siamo entrati nelle carceri dei detenuti, abbiamo visto in che condizioni vivono, ma ripeto, il mondo carcerario deve essere visto veramente a 360 gradi, deve essere visto tutto il mondo carcerario, detenuti ma anche le guardie carcerarie. Ci deve essere un impegno naturalmente per la formazione, per il lavoro, ci deve essere l'assistenza sanitaria nel suo complesso, così come deve essere garantita fisica e psicologica. Ci deve essere l'impegno delle istituzioni perché, ecco, vi sia un'attenzione per questo mondo nella sua complessità e nella sua interezza. Noi in prima commissione continueremo il nostro impegno affinché, ecco, vengano trattati veramente i problemi dei toscani. Mi hanno colpito innanzitutto le esigenze più materiali di tutti i giorni, che ovviamente in un carcere diventano quelle più centrali in tutta la vita, sia per i detenuti sia per gli operatori di giustizia e di polizia penitenziaria. Su alcune di queste esigenze noi possiamo lavorare come Consiglio regionale. Noi siamo partiti con Sollicciano, che è il carcere più grande della Toscana, uno dei più grandi d'Italia. Faremo il giro di tutte le carceri toscane. Sappiamo anche che siamo partiti dal presidio con maggiori problematiche, ovviamente per il numero delle persone che vi sono detenute e che vi operano. Lavoreremo in due direzioni, probabilmente nella risoluzione che faremo alla fine di questo percorso, che faremo entro l'anno in tutte le carceri, chiederemo al Parlamento e al Governo alcune misure di loro spettanza. Torniamo in aula. Con 20 voti favorevoli e 16 contrari, il Consiglio regionale della Toscana ha approvato il bilancio di esercizio 2020 della Fondazione Sistema Toscano, richiamando la necessità di indicare nel programma di attività gli investimenti da realizzare e la quantificazione delle risorse a ciò destinate. Il bilancio di esercizio del 2020 registra un utile di 199.754 euro. In sostanza c'è un'invarianza rispetto al risultato dell'esercizio precedente. Il valore della produzione è di 9.367.441 euro. Un'approvazione, diciamo, un po' tormentata, molto contestata. In realtà l'unica pecca che ha è di essere un'approvazione tardiva, perché era il bilancio del 2020 che ha avuto alcune vicende che hanno richiesto approfondimenti, ma ad oggi il bilancio è, prima cosa, un bilancio inutile della Fondazione, che quindi è un saldo positivo, è un bilancio che ha ricevuto alla fine tutte le approvazioni degli enti di controllo, gli organismi di controllo interni ed esterni, ed è un bilancio che ha consentito di verificare per l'ennesima volta come questa Fondazione sia un organismo indispensabile per le attività dell'ente Regione Toscana sui fronti della promozione turistica, nelle sue connessioni con la promozione e il sostegno all'offerta culturale. Cioè si occupa di quel settore di cerniera che consente di trasformare la nostra identità culturale, il nostro patrimonio culturale, in motori generatori di offerta turistica e quindi di economie anche nel campo turistico, oltre che nel campo della cultura. È stata anche l'occasione per analizzare temi più generali che riguardano il rapporto con i dipendenti e gli ex dipendenti e gli incarichi ad essi riconoscibili, che però ha avuto come esito quello di essere ricondotta nell'alveo della prima commissione per una discussione più generale, e quindi il bilancio è stato approvato con soddisfazione a maggioranza, e ci porta adesso ad attendere i bilanci preventivi per le attività del 2022 della Fondazione Sistema Toscana. Nel marzo del 2022 ci siamo ritrovati a votare il bilancio 2020 della Fondazione Sistema Toscana, che è una fondazione partecipata all'83% dalla Regione Toscana, quindi una fondazione quasi esclusiva proprietà della Regione. E questo ci ha un po' insospettiti. Siamo andati a spulciare, a controllare come mai nel 2020 il bilancio dal 2020 arrivi oggi, e ci siamo accorti che quel bilancio intanto ha due pareri negativi ricevuti dalla direzione bilancio della Regione.
Non solo guardando i bilanci ci siamo accorti, per esempio, nel 2017, nonostante la Regione abbia stanziato 5 milioni e 200 mila euro di denaro pubblico a Fondazione Sistema Toscana, ne sono serviti un ulteriore 620 mila per colmare un buco di bilancio. La Fondazione Sistema Toscana è la fondazione che deve promuovere la cultura, il turismo e l'integrazione in Toscana. Quindi un qualcosa di surreale, cioè che la fondazione che deve promuovere la cultura e il turismo del luogo che forse ha più cultura e storia, tradizione e attrazione turistica del mondo perda 600 mila euro all'anno. Io mi auspicavo quantomeno, di fronte a questa gestione, a questa mala gestione, che il direttore generale della fondazione fosse stato rimosso, e ci siamo accorti del vero problema, della vera anomalia. Cioè, Fondazione Sistema Toscana ha avuto per 17 anni lo stesso direttore generale, un signore che ha percepito 115.000 euro di stipendio all'anno per fare male il proprio lavoro, e dopo 17 anni ha finito di fare il direttore generale della fondazione solamente perché è andato in pensione. E un minuto dopo che è andato in pensione il Consiglio regionale lo ha nominato nella deputazione di Monte dei Paschi di Siena, cioè gli ha dato un'altra nomina. Qui ci sono poste che non tornano. Sono interventi tecnici miei, ho cercato di spiegare all'Aula che il credito IVA non può essere portato a fondo rischi, perché è una partita di giro il cui debitore è lo Stato, quindi più garantito di così non può essere un credito, e quindi se viene portato a un fondo rischi vuol dire che c'è un problema. E leggendo il bilancio mi sono accorta che l'Agenzia delle Entrate già nel 2017 ha dichiarato questo credito IVA inesistente, quindi è stato fatto un errore ed è specificato proprio nella relazione a pagina 74, chi vuole andare a vederlo lo può vedere, che è stata considerata detraibile l'IVA su spese di missione. Le spese di missione sono spese di viaggio, ristoranti e hotel. Esiste una legge dello Stato che dice che l'IVA su queste spese è indetraibile. Il nostro voto è stato negativo. Infatti è emblematico che oggi, marzo 2022, si voti l'approvazione del bilancio di Fondazione Sistema Toscana del 2020. Ci sono state varie problematiche, infatti già a settembre sono state chieste integrazioni e modifiche che poi sono arrivate a gennaio, diciamo che è stato detto che le cose andavano bene. L'abbiamo votato in commissione qualche giorno fa, è passato a maggioranza. Noi diciamo: cosa c'è che non va in Fondazione Sistema Toscana? Qualcosa c'è che non funziona. Lo dicevamo anche negli altri anni. Va avanti con il 90% di soldi regionali, quindi è giunto il momento di fare una riflessione su questa fondazione e anche su Toscana Promozione, perché per certi versi si assomigliano e quindi secondo noi forse ci vorrebbe un'unica regia. Pistoia diventa la capitale del mistero anche in quest'anno, dall'8 al 10 aprile, per la 12ª edizione del Festival del Giallo, che si svolgerà nello scenario della Biblioteca San Giorgio. Sarà una 3 giorni rivolta agli appassionati del settore, ma non solo. Indicativo è il tema: il giallo è ancora un genere? Una bella iniziativa che non si è fermata mai neanche durante il periodo del Covid. La cultura va portata sempre più vicino ai cittadini e bisogna farlo con iniziative di questo genere. Il titolo è Il giallo è ancora un genere. Io penso che sia un genere tra quelli più importanti, ci permettono di porci domande, di fare approfondimenti, ma nel mio caso anche di rilassarmi. La lettura del giallo, del noir, dei thriller ci aiuta anche nei momenti quelli più complessi della giornata a prendere un po' di tempo per noi stessi, per pensare. E allora che sia un buon festival, che veda tante presenze. Ho visto un programma ricchissimo di nomi noti e meno noti che vorrei conoscere meglio, e quindi l'8, il 9 e il 10 aprile ci vediamo tutti a Pistoia al Festival del Giallo. Quest'anno, come vedete il titolo, sì, può essere anche provocatorio. Il giallo è ancora un genere? Punto interrogativo. Perché per anni e anni il giallo è stato considerato un po' letteratura, ma un po', non dico di seconda mano, ma vista un po' con qualche perplessità. Noi non l'abbiamo francamente mai avute, e nemmeno
sia il comune di Fistura con il quale collaboriamo da anni e con cui quest'anno abbiamo ancora stretta ancora maggiore relazione, ma principalmente anche con la biblioteca di per sé stessa, la San Giorgio di Pistoia, è un luogo dove si fa letteratura e quindi noi siamo alla 12ª edizione e quindi credo da parte nostra e da chi ci ha aiutato in tutti questi anni non si è mai posto questo problema. Io sul piano personale ritengo che il genere giallo, il genere noir abbia ancora un proprio spazio specifico, nonostante poi assistiamo a molta letteratura che in qualche modo combina aspetti di questo genere con altre tematiche. Credo che questo proprio sia il sintomo di un sempre crescente successo di questo tipo di letteratura e credo che questo potrà essere effettivamente molto valorizzato nel contesto del festival. Il programma è molto ricco perché mette insieme gli effetti di tante alleanze, non solo gli scrittori che hanno piacere di venire a presentare i loro libri, ma anche esponenti della vita sociale, del mondo che ruota attorno al fenomeno criminalità organizzata, che quindi racconta anche gli aspetti della verità che stanno dietro a volte tante vicende, così come si è unita la dimensione della fiction, cioè la trasposizione sul piccolo schermo o sul grande schermo di storie che sono diventate popolari e hanno fatto fare un salto di conoscenza al grande pubblico di autori peraltro importanti. Pensiamo al caso più clamoroso di tutti, Camilleri, no? Il caso per eccellenza di fama a livello internazionale, fino ad arrivare ad autori anche minori che grazie alla dimensione della fiction sono riusciti a sfondare nei confronti del grande pubblico. E diciamo che a margine appunto di questo festival è allestita anche una mostra prime e rare edizioni italiane su Sherlock Holmes, realizzato con materiale proveniente dalla collezione di Gabriele Mazzoni. Ed era anche l'ultimo focus che abbiamo fatto nel nostro appuntamento con Dentro il Consiglio. Vi ricordo per tutti gli aggiornamenti e le informazioni il sito internet www.inconsiglio.it. Io vi ringrazio per essere stati con noi, per averci seguito, vi do appuntamento tra 7 giorni quando saremo ancora insieme, ancora qui, Dentro il Consiglio.